Stasera toccheremo l'ambito della comunicazione e della cultura legato all'educazione. Padre Enzo Fortunato penso lo conoscete tutti, lo vedete sia in TV che sui social, e portavoce del Sacro Convento di Assisi, esperto in comunicazioni sociali, a cui abbiamo chiesto insieme al Padre Generale proprio questo aspetto della comunicazione. E a lui gli hanno detto già, gli hanno scritto qualche sussidio, ma vorrei dirlo anche a voi questa sera, che Padre Annibale, se non fosse diventato sacerdote, sarebbe stato un grande giornalista, un grande scrittore, un grande poeta, un grande saggista. Aveva una brillante carriera proprio, diremo oggi, come esperto delle comunicazioni sociali. Padre Enzo, grazie di essere qua, grazie di cuore. Vogliamo con lui un applauso. Bene a tutti voi. Allora, io mi sarei anche mosso, alzato, però vedo che ci stanno delle riprese, quindi mi tocca stare fermo, non mi devo muovere. Inizio sempre con un saluto che sta contraddistinguendo, potrei dire, il mio cammino, tratto dall'esperienza di Francesco, quando rifiutato dai suoi, va vicino ad una località, Poggio Costone, e guardando le persone vi saluta dicendo: buongiorno brava gente, buonasera brava gente. E credo che da qui poi nasce il pace e bene, perché Francesco coltiverà questo sentimento profondo di leggere nelle persone la bontà, di cogliere nelle persone la bontà di fondo. E poi man mano matura, incontra il Signore gli fa comprendere il cammino, e lui stesso scriverà: il Signore mi rivelò che dicessi questo saluto, ti dia pace. Tantissimo di via pace. E da qui i frati, lungo il percorso esistenziale dell'assisiate, mettono insieme questa bontà di fondo che coglie Francesco, la pace che il Signore gli rivela, e quindi viene fuori il cosiddetto pace e bene. Anche Papa Benedetto XVI, a un certo punto, dopo un'udienza a Piazza San Pietro, disse pace e bene, e divenne spontaneo, commentò poi questa affermazione che gli era uscita: siamo tutti un po' francescani. Io ne ho ricavato un piccolo volumetto: siamo tutti un po' francescani, cioè siamo tutti capaci di cogliere questa bontà nell'uomo, di coglierla in noi stessi e quindi negli altri, e chi incontra poi il Signore non può non essere strumento di pace nella vita, non può non essere persona che cerca sempre di mettere insieme le cose e non di dividerle. Bene, ecco, se questo è una breve introduzione sul saluto, vado a come ho pensato l'incontro di stasera. Il tema che mi è stato affidato è cultura e comunicazione, comunicazione e cultura delle vocazioni. Ho pensato di condividere tre scatti fotografici, se volete. Il primo, in quel tempo. Il secondo, in quell'uomo, e il terzo, in quell'impegno che metterà in atto Sant'Annibale Maria di Francia. Vi devo ringraziare perché non conoscevo compiutamente questa figura. Ho sempre conosciuto la congregazione dei rogazionisti, voi avete illustri rappresentanti che davvero fanno onore alla famiglia rogazionista.
mi hanno colpito alcune cose che condivido con voi. Partiamo dal tempo. Vedete, ogni tempo è un tempo cronologico, è un tempo che rivela le sue inquietudini, è un tempo di trasformazione a tutti i livelli. Per noi cristiani è qualsiasi tempo è chiamato ad essere un tempo di grazia. Quindi quale risposta noi diamo a questo tempo? E vogliamo attingere dai modelli che la Chiesa ci propone, dai modelli di santità che la Chiesa suggerisce al nostro cammino. Leggendo così quello che è accaduto tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, ci sono alcune cose non molto lontane dalle nostre. La Grande Depressione del XIX secolo, che viene detta anche lunga depressione. Noi siamo usciti da poco da quella che è stata una depressione economica, poi si è aggiunto il tema della pandemia, la realtà della pandemia. Questa grande depressione conduce una grande massa di persone a migrare. Una migrazione transoceanica verso l'America, quasi, pensate, dall'Europa 21 milioni di europei. Io non so se leggendo quel tempo e leggendo il nostro pensiamo anche a quello che sta avvenendo e a come l'uomo vi risponde. Un altro elemento è la rivoluzione industriale. Inizia, se volete, la tecnologia che porta da una parte al genio umano a creare, dall'altra porta anche alla disoccupazione, alla mancanza di lavoro. C'è gente che si ritrova senza niente e non pochi. Arriviamo al 1914-20 e si trova un mondo in conflitto, è la prima guerra mondiale. Ecco, con questo terreno nasce la figura di Annibale di Francia, perché questo tempo lo interroga. Qual è la risposta? La risposta io la colgo da una frase biblica, perché il Signore è giudice e non v'è presso di Lui preferenza di persone, non è parziale con nessuno contro il povero, anzi ascolta proprio la preghiera dell'oppresso, non trascura la supplica dell'orfano, né la vedova quando si sfoga nel lamento. Le lacrime della vedova non scendono forse sulle guance e il suo grido non si alza contro chi gliele fa versare. Ecco, la prima risposta è l'attenzione verso gli orfani. Orfani non solo di genitori, orfani della fiducia, orfani perché lasciata ai margini, orfani perché non c'è chi si prende cura di loro. E allora è una risposta la cura e la nascita degli orfanotrofi antoniani, e troviamo un primo grande collegamento con la famiglia francescana. Antonio, lo sapete di chi è figlio, tra virgolette? Sì, no? Che molti conoscono gli antoniani pensando che è un altro ordine, invece sono i figli di San Francesco,
sono i conventuali, una delle tre famiglie francescane. Ma ancora il processo della nuova industrializzazione a che cosa porta? Porta a cogliere l'ingegno e come questo ingegno può dare frutto. E abbiamo il prendere i macchinari migliori per fondare una tipografia, per fondare un giornale soprattutto. Questa è una risposta. Ogni crisi permette, se affrontata, di cogliere una luce o la luce per fare il bene. Io dico sempre che ogni crisi ha la sua positività. Papa Francesco ce l'ha ricordato con un'espressione geniale: peggio di questa crisi ci sarebbe solo la tragedia di sprecarla, cioè di non cogliere quello che può dire alla nostra umanità, quello che può dire a me, a ciascuno di voi, a ogni uomo. Annibale di Francia risponde cogliendo un aspetto importante. E cosa fa? Nell'intuizione del mensile mette insieme il cuore del Vangelo. Dio è il prossimo. Sapete, ho visto che la fondazione di questo giornale è nel 1923. Nel 1921, pochi anni prima, nasce la rivista di San Francesco che dirigo. Siamo nel centenario della rivista San Francesco, come voi state in questo centenario. Però che cosa ci dice questo? Ci dice che comunque la Chiesa del tempo cerca di rispondere alle sfide. E la cosa più bella è rispondergli in modo costruttivo, non in modo deleterio. È la logica, se volete, dell'apprezzamento e non del deprezzamento. Domani il Vangelo ci invita proprio a capire se siamo persone che tendono ad apprezzare o invece tendono a deprezzare. Gesù è l'uomo o che ci scommetti perché è l'uomo che rivela i pensieri del nostro cuore. È l'uomo che rivela quello che portiamo dentro. L'episodio notissimo, un profeta non è accetto che nella sua patria, dalla sua gente e dalla sua famiglia, rivela come l'uomo si pone di fronte ai doni di Dio, di fronte al carisma delle persone, di fronte ai talenti che il Signore immette nella vita di ciascuno. E a proposito del lavoro, c'è questa bellissima affermazione: non vi può essere educazione, né religiosa, né civile, disaccompagnata dal lavoro. Il lavoro è disciplina e vita. A me qui viene in mente l'esperienza di Francesco d'Assisi. E cioè, io voglio lavorare con le mie mani, voglio che tutti lavorino. Un lavoro che si conviene all'onestà. I santi hanno questa genialità di mettere insieme le cose, di non dividere. Queste sono un po' alcune indicazioni, se volete, alcune suggestioni di quello che è il primo scatto fotografico che condivido con voi in quel tempo che diventa Kairos, diventa tempo di grazia. L'altro
l'altra fotografia invece è l'uomo, l'umanità di Annibale di Firenze. L'episodio che mi ha maggiormente colpito e interrogato è sicuramente il cieco Zancone. Io qui ho trovato un accostamento molto interessante con Francesco d'Assisi. Per Francesco non c'è un cieco, c'è un leproso. Le conversioni, i segni di Dio nascono nel terreno dell'umanità. Dio è il prossimo. Non si gioca. Le due cose stanno necessariamente insieme. Dio è il prossimo. Il prossimo, mi dice, qualifica il mio amore per Dio. E viceversa. Il resto sobbazzecco. E non solo nel rapporto con l'umanità, ma anche nella gestualità. Se voi analizzate attentamente il processo che porta Sant'Annibale a far agire la grazia di Dio, noi ci troviamo la stessa dinamica, anche se diversa, con Francesco. Annibale vede quest'uomo, lo difende e lo bacia. Straordinario quello che avviene, quel bacio che poi trasforma quell'uomo in Cristo. E lo ribacia ancora. Francesco d'Assisi vive una triplice dinamica. Sta a cavallo, scende da cavallo, si toglie l'armatura e abbraccia e bacia il leproso. Ambedue in quella carne vedono l'immagine di Cristo. E io credo che qui noi dobbiamo chiedere la straordinaria grazia dello sguardo. C'è Antonino Bello che ha una pagina straordinaria su Maria, donna del primo sguardo. E a un certo punto, vediamo se lo trovo subito, perché la pagina è stupenda, Dice così: Maria, tu sei stata la donna che per prima ha messo gli occhi sul bambino. Occhi che dal primo momento hanno visto in quella carne umana il Figlio di Dio. I tuoi occhi non graffiavano, i tuoi occhi non giudicavano, i tuoi occhi si poggiavano sull'altro, sul bambino Gesù. I tuoi occhi asciugavano, i tuoi occhi carezzavano, i tuoi occhi abbracciavano, ma soprattutto i tuoi occhi, animati dalla fede, vedevano quello che la fede suggeriva. Ecco, vogliamo essere davvero uomini e donne che vedono con gli occhi della fede. Io dico sempre che noi ci dobbiamo togliere gli occhiali neri e dobbiamo indossare gli occhiali celesti. Gli occhiali di Dio e cambia la prospettiva, cambia la visuale, cambia il modo di guardare. Non è semplice, perché chi ci racconta che questo è semplice ci sta mentendo. Gesù non ci ha mentito. Gesù ci ha detto: prendete su di voi il mio gioco. Chi vuol seguire me rinneghi se stesso.
ci ha detto che il cammino è faticoso, è impegnativo, ci ha detto che le cose belle costano di più, le cose che durano costano di più, non sono oggetto e soggetto di intemperie. Papa Francesco ci ha detto che la pandemia ci ha tolto il trucco. La fede ci mette a nudo. È questa esperienza che noi, guardando i santi, dobbiamo invocare per ciascuno di noi. La santità non arriva all'improvviso. È granello di sabbia, di senape, ogni giorno, lentamente. Vi ricordate la preghiera che facciamo, che i cristiani fanno ogni sera? In nunc dimittis. Ora lascio, Signore, che il tuo servo vada in pace perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza. Ma che cosa significa dire a ciascuno di noi, o dire quella preghiera alzandosi anche in piedi, perché fa parte dei tre momenti più solenni della giornata di un cristiano: il Benedictus, il Magnificat e il Nunc Dimittis. Cosa significa? Io le immagino così, che ogni giorno il Signore ci dà un'opportunità per incarnare il Vangelo. E sono piccoli gesti. Signore, cosa vuoi da me? Tu come ti saresti comportato in questa situazione? Tu come avresti agito? E la parola ogni giorno ci dà un piccolo atteggiamento. Domani la parola ci dirà: accogli la persona che ha un talento, non la rifiutare. E allora cosa accade? Accade che durante quella giornata necessariamente arriverà quel segno, arriverai, arriva. Quella che si attende è la nostra risposta. E allora capiterà che noi ci ricorderemo di quella parola. E allora la vivremo. A sera, questa incarnazione della parola è la salvezza. Ora lascio, Signore, che il tuo servo si addormenti in pace, perché i miei occhi hanno sperimentato questa salvezza, cioè ti hanno preso tra le braccia. E questo è il lavoro lento e continuo che hanno fatto i santi, ma non quelli che stanno nella nicchia, quelli della porta accanto. Perché quegli uomini erano gli uomini della porta accanto del loro tempo. Da qui nasce la terza fotografia, quella dell'impegno, che è un impegno che ha due grandi realtà. Se il giornale è il frutto di una trasformazione del tempo, qui l'impegno porta insieme due realtà: il rogate, il pregate, e quello dell'informazione, della comunicazione. Papa Francesco ci ha dettato delle linee interessantissime e ci ha detto che il comunicatore, nell'ultimo messaggio, è colui che consuma le sue le scarpe, bellissimo, è colui che non fa un'informazione fotocopia, è colui che non sta in una camera e fa copia in corda, ma è colui che va a vedere.
Annibale di Francia cosa fa nella comunicazione? Non solo consuma le scarpe della sua vita, ma prende il grido del tempo, ma quel grido l'ha incontrato e quindi lo comunica, lo fa diventare l'urgenza della sua vita. Sulla comunicazione l'obiettivo è disinquinare il terreno, disinquinare l'aria che gli altri respirano. E qui, come Annibale di Francia disinquina l'aria con la comunicazione. La disinquina perché dietro c'è questo rogare. Ed è soprattutto trasformazione, o meglio, trasfigurazione. Tu puoi disinquinare l'aria se sei trasfigurato. Io qua ho trovato un passo che dice quello che è avvenuto nell'esperienza di Annibale di Francia, quello che è avvenuto nell'esperienza di Francesco d'Assisi, quello che può avvenire nella nostra esperienza. Perché poi quella realtà noi la siamo chiamati ad incarnarla nella nostra vita. La domanda è come trasfigurare la nostra vita. C'è in ognuno di noi, ascoltatemi bene, una trasfigurazione incancellabile. Qualcosa di divino che viene fuori senza di noi e con noi, anche quando siamo cattivi. Il mistero della trasfigurazione non è mai finito. Ovunque una povera creatura riesce a far emergere dal proprio fondo, anche tenebroso, un desiderio o un pensiero di bontà. Ovunque qualche cosa di generoso si svincola dal nostro egoismo e si piega su una miseria altrui. Ivi si innalza il monte della trasfigurazione. Forse non c'è mai stata tanta bellezza sul monte sfatto della nostra umanità. Vi dicono che i monti non hanno più vento, che non ci sono giornate luminose in questa lunga passione della storia. Non ci credete, c'è luce anche oggi, ci sono anime che ascendono anche oggi, umili volti di mamme che splendono come il sole. Ai piedi del tavolo c'è una turba di malati, di sofferenti, di affamati, di schiavi che attendono liberazione. Scendiamo, le tende del Signore si piantano nel cuore dell'umanità. È Don Primo Mazzolari che ci viene incontro. Vedete, questo è quello che hanno fatto i santi. Si sono accorti che davvero ci sono dei piccoli anfratti, anche nell'uomo più indegno, che può far permettere di svincolare la generosità e trasfigurare le persone. Io personalmente ci credo, ma per fare questo i santi hanno fatto una grande operazione, perché se colui che comunica è chiamato a disinquinare l'aria, oggi gran parte dell'informazione non disinquina l'aria, la inquina. Benedetto XVI, un 8 dicembre, presso la statua dell'Immacolata a Piazza di Spagna, disse ai mass media questo pensiero: disinquinate l'aria, perché un'aria inquinata incupisce i pensieri.
rende cupo l'agire. E invocò Maria, la donna che quell'aria non l'ha mai inquinata. Il processo di comunicazione, che poi diventa anche attrazione vocazionale, ma le vocazioni quando nascono? Nella Chiesa. Quando ci sono dei testimoni che attraggono, che non fanno proselitismo, ma attraggono. Attraggono con il profumo della loro vita. Io penso che se chiedo a me stesso, ai religiosi che sono presenti stasera, ai sacerdoti, che cosa ha mosso la propria vocazione? Un germe di attrazione. Ma l'innamoramento, che è un altro tipo di vocazione, ma vocazione è, non nasce quando vedi una persona brutta, ma nasce quando quella persona ti attrae per carisma, per intuizione. E allora credo, e qui Papa Francesco l'ha ripetuto, non dobbiamo fare proselitismo, ma dobbiamo essere degli attrattori. Vedete, ognuno di noi porta con sé il suo limite, che è una benedizione, che è una benedizione. Perché è quella vigna dove il Signore ti vuole al lavoro, dove giorno per giorno tu la scolpisci e man mano la rendi bella fino all'abbraccio con Dio. Ma perché i santi si dichiarano sempre, e se prendete gli scritti di Annibale di Francia, prendete quelli di Francesco d'Assisi, vi è una continua ripercussione nel sentirsi dei peccatori. Perché man mano che la luce entra nella tua vita, tu cogli tutte le venature del tuo peccato. E più ti avvicini e più queste venature li vedi ancora chiare, più chiare. C'è quell'esperienza straordinaria del curato d'Ars, che chiede al Signore: fammi vedere il mio peccato. Il Signore solleva leggermente il mantello e lui sviene. Interessantissimo questo. Questo ti fa essere una persona non arrogante, ma ti fa essere una persona mite. Ve ne accorgete, le persone che hanno preso coscienza del loro peccato sono delle persone miti, arrendevoli, ma perché quel peccato l'hanno toccato e allora comunicano, ha voglia che comunicano. Pensate a San Massimiliano Kolbe, anche questa figura la possiamo davvero accostare ad Annibale di Francia, perché Annibale di Francia comprerà uno dei macchinari più costosi del tempo. Sapete a San Massimiliano Kolbe che cosa gli dicono? Lo rimproverano, gli dicendo: ma hai comprato dei macchinari così costosi, ma se dovesse venire Gesù che cosa ti direbbe? Se viene San Francesco che cosa ti direbbe? No, non mi direbbero niente, sarei io a dire qualcosa a loro. Lavorate con me. È un occhio diverso. È un occhio diverso, completamente diverso, sulla vita, sulle cose. Ma che cosa è avvenuto? È avvenuto nell'impegno una messa in discussione totale di quello che siamo chiamati a comunicare.
C'è un passo straordinario che vi comunica, molto forte ma intenso. Vuoi andare dalla gente a parlare di Dio? E chi te lo garantisce? Non è che invece vorrai soltanto soddisfare la tua ambizione e metterti al centro dell'interesse della gente. Probabilmente vuoi solo soddisfare la brama di potere dell'animale che è in te. E allora osi chiamare Dio la tua ambizione. Vuoi scrivere, vuoi annunciare, vuoi parlare, vuoi essere giornalista. Vuoi dire alla gente la vicinanza di Dio e predicargli il perdono e l'amore. Non è per caso che vorrai soddisfare in realtà il tuo personale desiderio di amore, i tuoi ascoltatori, e ambisci ad ottenere il loro favore e la loro approvazione. Pretendi di denunciare attraverso i mass media, pubblicamente, ingiustizie e ipocrisia, fariseismo e presunzione. Ma che ne diresti se in realtà tu volessi solo sfogare la tua aggressività primitiva? E non sarebbe possibile che dietro ciascuna delle tue intenzioni, che presenti come buone, nobili, ci fosse al contempo un altro impulso, brutale e bestiale? Non può essere che in generale, nella nostra capacità di compassione, si generi una convivenza appena dissimulata con la crudeltà. I santi hanno messo a nudo queste motivazioni, hanno rimotivato il loro cammino, la loro motivazione, hanno capito quello che Gesù dice: fate crescere grano e zizzania. La grande pazienza di Dio, che permette all'uomo e desidera dall'uomo che lentamente purifichi il suo percorso, il suo cammino, per dire: quando lo incontreremo, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Ecco, l'impegno apostolico, soprattutto in quello che è legato alla comunicazione, ha bisogno, per gli uomini di Dio, per gli uomini di Chiesa, di una grande purificazione. Mi vorrei avviare alla conclusione, ricordando che al centro di questa parrocchia voi avete il cuore del vostro fondatore. Quando pensiamo al cuore del nostro fondatore, io credo che continuamente noi dovremmo pensare una domanda, perché questo ci connette con i sentimenti profondi. Se è vero che il cuore è il centro, l'epicentro delle nostre decisioni, noi dobbiamo continuamente dirci: se ritornassi, che cosa mi direbbe? Se ritornassi, che cosa vorrebbe da me? Se ritornasse, quale stile suggerirebbe al mio percorso, alla mia vita? Sarà il momento forse che abbasseremo il capo, forse proveremo vergogna, ma lungi dall'essere una sconfitta. Sarà il momento della grazia che apre i percorsi di pagine nuove e creerebbe in noi una grande consapevolezza che oggi le persone non leggono la Bibbia, non leggono i quotidiani,
ma leggono le pagine della nostra vita. E allora io vi auguro di scrivere pagine della vostra vita secondo il cuore del vostro fondatore. Buon cammino. Io ho una domanda curiosa da fare, ma che fa il portavoce del Sacro Convento di Assisi? Qual è il ruolo del portavoce del Sacro Convento? Quello di abbuscare. È una battuta. Cerca di interpretare due cose. Il pensiero del suo fondatore e il pensiero della comunità dove vive, e di mettere insieme queste due cose non è semplice. Io ricordo quando mi fu affidato questo servizio nel 1995. Scrivevo solo sull'Osservatore Romano e basta, quindi non avevo la dimestichezza dei mass media, fare degli articoli non è essere giornalista. Avete anche il tesserino, allora te lo danno anche con molta facilità, oggi è un po' più complicato. Però mi ricordo che giornalista venne a fare, un giornalista umbro venne a fare un'inchiesta sugli abiti dei francescani. Voi sapete che i francescani hanno un tre colori, nero dei conventuali, marrone dei frati minori e un marrone un po' verso il colore ruggine dei cappuccini. E si parlò dell'abito di Francesco. Io ricordo che dissi: ma cioè il giornalista mi domandò, ma come dovrebbe essere il colore dell'abito dei francescani? Io risposi: se guardiamo la tonaca di Francesco che abbiamo nella Cappella delle Reliquie, nessuno di noi porta lo stesso abito, dovrebbe essere di quel colore. Però oggi la storia consegnata nel senso che tiro famiglia un abito diverso e quello diventa un po' l'identità della famiglia. Il giornalista prese solo la prima parte della risposta e non la seconda. Era anche scrittore di un giornale importante, era corrispondente della Repubblica e il servizio in onda sul regionale andò bene, no? Fu un'affermazione integrale. Sul giornale invece riportò che i francescani dovrebbero ritornare all'abito originale, no? Questi sono temi cosiddetti sensibili, no? Per le nostre famiglie. Si creò un grande polverone, la Repubblica andò a finire sulla stampa, sugli altri giornali. La mattina quando uscì il giornale, il solito mi chiamò in camera, senti cosa hai detto, e di questo ho detto, dico no, ho rilasciato un'intervista, dice no, mi hanno chiamato da Roma, era due giorni dopo la nomina a portavoce del Sacro Convento, due giorni dopo, e dice Enzo, cerca di vedere perché mi stanno chiamando, sto ricevendo molte telefonate, ma vado a vedere il giornale, dico, era il giorno dopo, la sera la televisione regionale, la mattina sul nazionale, sul
dopo quella giornata ero un po' in ansia, ma chi me l'ha fatto fare? Il giorno dopo ancora ritornarono gli altri giornali, quindi la cosa si ingrandì notevolmente e c'era il mio predecessore che mi diceva: ma tu qua stai tranquilla, dura 3 giorni e basta. A custodia arrivavano pressioni, io andavo a dire: no, io non voglio fare questo lavoro, basta, lasciatemi libero, perché dico, se le cose vanno così, dico, io ritorno a fare il padre spirituale, anche il padre spirituale dei postulanti e via. Questo per dirvi che cosa? Che è un lavoro davvero di grande tensione. Ieri, come oggi, c'è una manipolazione sulla stampa terribile. E non è semplice, devi essere davvero molto avveduto. Quello è il mio battesimo, no? Per dire. Quindi cosa fa il portavoce? Ecco, vive questa tensione continua, e cerchi di limare continuamente le affermazioni perché non abbiano e non siano soggette a manipolazione. Infatti quando bisogna portare soprattutto sui temi sociali, perché i temi religiosi vanno sui giornali diciamo nostri, Avvenire, Osservatore Romano, che ne so, potremmo citare diversi, ecco, San Francesco, no? E via. La capacità poi sta nel portare quel messaggio religioso, farlo uscire anche sui quotidiani cosiddetti laici. Molte volte ci sono riuscito, molte volte ci sono riuscito, per esempio con la pandemia è una cosa bella, perché poi il Signore, ti devi affidare anche a quello che il Signore ti suggerisce. Ad esempio, quella della pandemia ho proposto ai quotidiani nazionali, e hanno fatto delle bellissime pagine, le preghiere che arrivavano, che era la richiesta dell'aiuto del paese, il modo con cui la gente, la brava gente, chiede aiuto a San Francesco, ringrazia, mette in luce come sta affrontando una determinata tensione. E ho scelto quelle più interessanti e i giornali l'hanno accolto. Quindi il lavoro è cercare di portare quella fede, farla diventare un detonatore che possa interrogare la società che apparentemente sembra distratta. Questo è uno dei compiti. L'altro, ad esempio, io ho portato avanti, ed è una cosa che non volevo fare, esco dalla mattina, dalla celebrazione eucaristica che eravamo, i primi giorni del lockdown, della pandemia vera e propria, no? Quando il paese è veramente bloccato, e mentre andavo nella sala stampa, cioè, per chi è stato ad Assisi sa che si esce dalla basilica inferiore, c'è una salita, di fronte c'è la sala stampa e un po' più su c'è il cancello dove sta la redazione nostra. E mentre camminavo, certo la gente si sentirà sola, no? In questo periodo, e senti quelle voci che ti arrivano dentro, che sono un po' tu e un po' il Signore che ti suggerisce, dici: ma perché non fai un pensiero spirituale ogni giorno? E stavo aprendo il cancello, tra me e me dico: ma no, non metto a fare questa cosa, lascio perdere, e chiudo il cancello. Nel momento in cui chiudi il cancello sento interiormente davvero una spinta, dice: ma valla a fare, no? E mi metto come ho fatto stasera, no? Da Gigino, avevo le viali in mano, perché noi diciamo sempre la messa con le lodi e l'ufficio, e c'è la sintesi del Vangelo con l'antifona Benedictus. E commento quella frase, il Vangelo di oggi, e dico: buongiorno brava gente, e da lì è nata una rubrica
quel primo giorno eravamo 60, 70, oggi se va male sono 1000-1100, generalmente la media arriva al 2007-2008, persone ogni sera che ascoltano la parola del Vangelo, stop, nient'altro. E questo mi dice che tu ti devi lasciare interrogare dal tempo. Il tempo è una grande domanda per noi cristiani, non è la risposta. E credo che è questo quello che fa il portavoce, cerca di rispondere alle domande del tempo mettendo insieme un po' l'anello di una comunità e il pensiero del fondatore. Grazie. Un altro? Sono Lucia Libera, tu sei una professoressa, dai, dai. Qualcuno delle sorelle? Provvisamente diventa tutto il mondo. Oh, finalmente. Io Brasilio. Sono sorella Stabile del Brasilio, posso dire anche dei professionisti, e sono brasiliana, si vede, si sente anche. Mai avevo pensato, ascoltato questo paragone, Francesco e Aníbal, no? Interessante, volevo dire questo, e tanti altri cose. Però, quello che in questo momento lei diceva quando iniziamo questa esperienza di essere portavoce, no? Lei è ancora giovane, ho cercato di immaginare, però questo lo vediamo giovane. Però quando è iniziato era veramente molto giovane, sono passati più di 25 anni, no? E vedi come bello, per esempio, il suo confratello, forse l'altro portavoce, no? Era confratello. L'atteggiamento del più grande, dell'esperiente, di dire non preoccuparti, sono tre giorni, no? Questa fraternità, lì sta, diciamo, la testimonianza, si vede che veramente è un fratello e queste cose che chiamano la passione. Noi abbiamo un padre fortunato, però è il cognome con il nostro segretario generale. No, il nome, scusa, il portale, non è il cognome, sì. Volevo dire, infatti, padre Matteo, buonasera, però la gente no. Buonasera. Senta, io volevo sottolineare una parola che mi ha colpito. Lei ha detto che bisogna attrarre. Quell'attrarre mi ha coinvolto in maniera incredibile. Senza quella parola noi non possiamo fare nulla. Io ho pensato, il contadino prima deve arare il terreno e poi segna se vuole ottenere dei raccolti. Attrarre è il messaggio che tutti noi dobbiamo dare per poter poi seminare e trasmettere quei messaggi che sono rimasti i messaggi di culturali. Perciò per me è stato un modo come un altro per dirmi continuiamo tutti quanti a trasmettere, ad attrarre, perché per attrarre bisogna anche sapersi comportare, perché altrimenti non attraiamo nessuno. Se Gesù ha avuto quel po' di persone che gli sono state dietro, è perché ha avuto la capacità di attrarre tutti. Basta, grazie.
questo parallelismo che ha fatto, questo paragone che ha fatto tra San Francesco e Sant'Annibale, visto però dalla prospettiva del povero o dall'incontro con i poveri, no? Ecco, Sant'Annibale che ha incontrato la disabilità, cieco Zancone, e Francesco, San Francesco che ha incontrato la disabilità nel povero lebbroso. Ecco, la cosa bella è che, lo dicevamo anche ieri con il professor Andrea Riccardi, no? Nel povero, nel lebbroso, i santi riescono a vedere Gesù. Ecco, e come loro ci sono anche tanti altri, no? Che incontrano il Signore e trovano la loro strada, nella misura in cui incontrano la persona che ha bisogno, la persona che, ecco, in qualche modo è il Signore che tende la mano e cambia la vita, insomma, diventa il motivo di una vera conversione. Ecco, è, diciamo, il luogo teologico proprio in cui si manifesta il Signore, ecco, sono i poveri, sono le persone che hanno bisogno. E, tra l'altro, c'è questa tensione, no? Pare che siamo noi, viviamo una mano d'aiuto da una posizione più elevata nei confronti delle persone più povere o più bisognose, e in cambio ti cambia la prospettiva, diciamo, sono loro che ti aiutano poi alla fine, no? E era un po' questa la riflessione che facevo anch'io alla radice di tutto questo. Mi scusi. No, perché poi io me ne vado per la tangente. Però un po' di mazzate a tutti i giornalisti che hanno trovato, a volte per la malafede, a volte per la cattiveria, a volte per la manipolazione. Io su questa cosa non ho molto lavorato, non per la categoria, ma perché vedo veramente quello che dicevi sul disinclinare l'anima è qualcosa di urgentissimo. Cioè, io mi accorgo che sui social, per esempio, non si può ragionare, non si può dialogare, cioè la gente non è abituata, uno, a pensare, a saper pensare, ma basta un input e partono le azioni in pancia, cose assurde, cioè questa cosa qua mi rende molto 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 triste. Io su questo riporto un po' l'esperienza mia sui social. Io questa pagina e sono quasi 200.000 persone che mi seguono e ogni giorno ci sono circa 2.000, 3.000, fino a 7.000 commenti. Non c'è mai stata una parola fuori posto, mai. E mi sono chiesto, che all'inizio ero anche pronto psicologicamente a dire, adesso sentirai, no? Quando arriveranno. E mi sto interrogando su questo. È un fatto che è nato spontaneo. Mi sono accorto che dal modo come noi poniamo le cose, io ne tocco diversi ambiti. A volte tocco la politica, a volte tocco, che è uno degli elementi più sensibili sui social, a volte tocco la Chiesa. Ecco, sulla mia pagina mai niente di... Ho l'esperienza anche perché ho un blog anche sull'Huffington Post e ho notato che all'inizio, quando postavo un articolo, anche un argomenti delicati che poi ha fatto un posto e da grido, man mano sono scemati, sono state degli attacchi, però poi man mano scomparivano. Infatti
siamo io e un altro, che non abbiamo commenti negativi quando parliamo del Papa, quando parliamo della Chiesa e via. E io la conclusione a cui arrivo è il modo con cui noi poniamo l'esperienza che è stata fatta pochi giorni fa del documento della legge Zan. Io credo che personalmente che sia stata sbagliata la modalità. Ecco, quindi noi la Chiesa, soprattutto perché parliamo del versante nostro, dobbiamo pensare a come diamo la notizia. Perché se la poniamo in modo costruttivo, noi abbiamo una reazione diversa. Se la poniamo a modo di denuncia, noi prendiamo i calci. Guardate, poi l'esperienza evangelica, cioè è sempre un suscitare una domanda. Ho studiato perché mi sono letto il documento di Monti, la quantità di cose, le domande di Gesù, mi pare che era il titolo, e ho scoperto quante domande Gesù ha posto, in tutto sono 367 interrogativi, però non sono proprio precisi, e la maggior parte sono domande che Gesù pone e non risposte che Gesù dà. Credo che se il Vangelo è buona novella e comunicazione, io credo che dobbiamo prendere spunto da questo. Non so se poi di fatto, come dici, c'è una grande questione del giornalismo che inquina, senso, non sto qua parlando dei giornali, voglio dire. Io personalmente non sono molto d'accordo, nel senso che Gesù non ha solo questo del dolore, ha detto delle verità, le accosta a volte con forza, diremmo oggi con violenza verbale, chiaro che non era violenza verbale, c'è sempre amore. Io penso che ci sia un po' di debolezza sul fatto di stare troppo attenti ai modi, a volte c'è chi è violenza nel contenuto e noi sappiamo chi è di cosa farsi dolore, cioè. È un periodo in cui secondo me si abusa troppo della dimensione della tenerezza, dell'amore e la verità è sotto zero, sappiamo bene che queste cose sono inscindibili, perché solo la verità ci fa vivere. Ora è chiaro che ogni cosa va detta, come dicevo, in un giusto modo, però penso che se facciamo solo del Vangelo, solo un luogo di domande, non lo so, gestione, è un po' rischioso. Se pensiamo alla fermezza con cui Gesù ha detto certe cose, no? Certamente non è facile, però quando anche poni in maniera evangelica unite un discorso, un contenuto, una parte della mia esperienza, e hai la creatività di haters o di commenti veramente a volte terribili. Io ho discusso, faccio un esempio, ho discusso ormai ovviamente di questa tematica, no? Adesso questo discorso del decreto legge con qualcuno sui social, ma in maniera, diciamo, senza entrare nel personale. Però ho visto che quando è difficile, diciamo, trovare una risposta, allora si attacca sul personale. No? Sono stato anche attaccato sul personale, io dico, scusa, ma se non mi conosci, cosa c'entra? Parliamo del dato, no? Cioè, a volte la debolezza della modalità è data dalla mancanza di contenuti. Cosa ne pensi? Sì, non voglio. Intanto quando ci si confronta sulla rete, io credo che sia necessario poi passare dalla espressione da una rete di file a una rete di persone, cioè quello che il dibattito diventa fecondo se noi poi usciamo dalla rete e ci confrontiamo di persone, perché questo poi aiuta moltissimo, aiuta moltissimo. E un'esperienza che racconto, ad Assisi si parlò che era avvocato, io doveva venire contro il Presidente del Consiglio, eccetera, eccetera. E su un giornale online
una persona scrisse, lì arrivano i primi ministri perché c'è il padre Fortunato con un epiteto colorito. E andiamo a vedere, me lo disse, ma lo voglio chiamare, no? Eccetera. Lo chiamai, no? E so io come stai? Dico, bello, sei venuto dal tuo calcio, perché spesso vediamo un calcio, no? E vieni da quella da vicino, vai, dico, vediamoci. Ma no, vabbè, io non volevo, perché tu hai detto. C'è pure questo. È venuto poi la mattina, mi ha portato una cassa di cioccolata, no? Eccetera, eccetera. Ho detto, non ti preoccupare, per me era solamente un suo meravigliato, no? Eccetera. Per me è chiusa la faccenda, no? Dico, questo qua da mangiare la redazione e via. Questo si può fare in alcuni casi, ma le persone cambiano completamente. Cioè, sui social fanno i leoni e nella vita, spesso non potete dire, no? Fanno altro, cioè, e c'è questo aspetto. È una specie di persone bipolari, cioè, un po' ce l'abbiamo tutti questo, cioè, a volte la parola sfugge quando l'attimo c'è, se poi la dobbiamo dire, non siamo in grado, no? O non lo diciamo, dove siamo, sono poche le persone che hanno una robustezza interiore che affrontano, parlano, diamo di sé, cioè hanno il coraggio di esporsi. Credo che dietro questo fenomeno ci sia solo una grande debolezza, una debole identità e basta. Volevo dire un'ultima cosa per il Vitello. Pensavo ad Annibale quanto lui fosse fermo quando scriveva, per esempio, articoli, quando era giovane, era il periodo in cui Garibaldi faceva quello che voleva, quindi era un ragazzetto di 17-18 anni che già scriveva, era molto infuocato. Poi, cambiato stile, però era tanto fermo nella verità, schietto nella verità quando scriveva, tanto amorevole e compassionevole poi con le persone. Riusciva a tenere insieme queste due cose che secondo me sono il segreto, no, del Vangelo, verità e amore sempre insieme. Sua potesse essere forte, quello che dice, il pugno di ferro quando le denunce. Non è semplice, ma noi invochiamo costantemente la Madonna dell'equilibrio. Anche ha fatto occhio. Un qualcosa. Grazie. No, io, a nome anche delle figlie del Ministero, nostre carissime tue sorelle, qui presenti, dobbiamo ringraziarla. Siamo contenti di averla incontrata, perché la conosciamo attraverso i media, attraverso i suoi scritti, i suoi interventi, i suoi libri. Però adesso l'abbiamo incontrata di persona. Io la voglio a nome di tutti ringraziare tanto. Mi ha colpito l'ultima, come lei ha concluso questo suo intervento, dopo aver fatto questo, diciamo, aver messo, ecco, in relazione San Francesco e Sant'Annibale, quando ha detto non se la gente non legge la Bibbia, non legge le riviste, i giornali, eccetera, ma crede e legge la testimonianza di Dio. Io penso che i santi sono stati tutti grandi comunicatori proprio per questo. Io, leggendo la vita di San Francesco, mi ha sempre colpito un semplice episodio di quando lui veniva qui a Roma a parlare col Papa o avere altri incontri, eccetera, che poi si ritirava dove voi avete adesso la chiesa San Francesco a Ripa, no? Si ritirava lì dove c'era un convento di benedettini e accanto c'era il lebbrosario e lui viveva, ecco, dormiva, stava con loro. E il nostro fondatore, lo stesso, dopo che ha incontrato Zancone, ha deciso di andare a vivere, ecco, nel quartiere Avignone, un quartiere famigerato, veramente degradato, eccetera. Allora, io sono convinto che i santi ci insegnano questo, come ci ha detto lei, ecco, parlando di Francesco e di Annibale, ci insegnano soprattutto attraverso la testimonianza della loro vita.
e perciò diventano un libro aperto e credibile. Poi proprio oggi ho letto nell'Osservatore Romano di il prefetto del Dicastero della Comunicazione, Paolo Ruffini, il quale parlava, ha usato questa espressione, gettare il cuore oltre gli ostacoli. Io penso, San Francesco e Sant'Annibale, ecco, cosa hanno fatto? Hanno messo tutto loro stessi, la loro compassione, il loro cuore, ecco, oltre gli ostacoli, e superando oltre gli ostacoli hanno vinto, hanno superato gli ostacoli. Io penso che questa è un'espressione che mi è piaciuta molto, perciò la ho voluto. Bene, la ringraziamo tanto. Speriamo di vederci ancora. Sì. Speriamo di vederci ancora. Grazie. Grazie, Padre Enzo.